L'Accademia Nazionale dei Lincei è la più importante ed antica istituzione culturale internazionale. Il nome fa riferimento alla proverbiale acutezza visiva della lince, ossia alla capacità della cultura di proiettarsi con lungimiranza oltre l'immediatezza del presente. Fondata nel 1603 da un nobile diciottenne appassionato di scienza, Federico Cesi, l'Accademia ha annoverato tra i suoi soci esponenti della cultura mondiale: Galileo Galilei, Benedetto Croce, Guglielmo Marconi, Albert Einstein, Rita Levi Montalcini. La sua missione è quella di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, come si legge nello Statuto. Non esistono steccati tra i vari comparti del sapere ed è importante affermare questo principio in un momento di crisi dei valori per ribadire ciò che è proprio e specifico dell'essere umano nel mondo della natura. Le iniziative dell'Accademia rivolte alla crescita culturale dei cittadini e della società si esprimono in vari modi: contatti regolari tra i soci in occasione delle riunioni mensili, premi e borse di studio, convegni in cui spesso si presentano in anteprima i risultati della ricerca scientifica, conferenze rivolte anche al grande pubblico. L'Accademia, che è formata da un selezionato gruppo di studiosi, italiani e stranieri, appartenenti alle due classi di scienze fisiche, dalla matematica all'astronomia alla biologia, e di scienze morali, dall'archeologia alla linguistica al diritto, gode di un riconosciuto prestigio internazionale. Nell'ultimo vertice tenutosi in Italia, il G8 della scienza è stato realizzato proprio dai Lincei per fornire ai grandi paesi del mondo una base di valutazione scientifica delle emergenze planetarie: acqua, clima, energia, migrazioni, e per indicare le possibili strategie di intervento. La sede in cui l'Accademia è ospitata dal 1883 è un'opera d'arte. Il Palazzo Corsini, di nobile architettura settecentesca, ancora più importante è la sede di rappresentanza, costituita dalla Villa della Farnesina, cinquecentesca, che ospita famosi dipinti di Raffaello. La convinzione dell'unità della cultura spinge l'Accademia a promuovere i beni culturali di cui l'Italia è ricca, dal paesaggio alle emergenze artistiche, alla stessa lingua italiana. Particolare è l'attenzione al mondo dei giovani, anche attraverso la collaborazione col Ministero dell'Istruzione e con l'organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti e di conferenze espressamente rivolte agli studenti. L'Accademia è organo consulenza del Presidente della Repubblica e del Governo, ed in più occasioni gli accademici lincei sono stati nominati ministri, da Quintino Sella fino a Mario Monti. L'Accademia è affiancata nella sua attività dall'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei, un gruppo di illuminati sostenitori della cultura, di cui fanno parte, tra gli altri, la Banca d'Italia, la Fiat, la Fondazione Cariplo, la John Cabot University, la RAI. I membri dell'associazione possono formulare proposte per l'organizzazione di manifestazioni culturali presso l'Accademia e collaborare all'attuazione di programmi di studio e di ricerca.